Se no si chiama sta signora, lo sa proprio la bambina. Allora, ninna nanna, ninna nanna, il bambino della mamma, della mamma, della nonna, di Gesù e della Madonna. Della mamma, della zia, di Gesù e di Maria. Fai la nanna coscine di pollo, e la tua mamma ti ha fatto il gonnello, la te l'ha fatto col nastro d'intorno, fagli la nanna coscine di pollo. Basta. Delina? No, il periodo passato, le mode, le usanze di 1900, nel 2000 le ritorneranno, capito come? Capito come voglio dire? E perché? Perché sì, perché le sono sempre. Supponiamo, la donna prima la portava alla crocchia, va bene? Poi la portava i capelli con la treccia lunga girata intorno alla testa. Poi gli è venuto l'usanza del capello corto, oppure il capello lungo a metà schiena, e se no il taglio corto tipo mi c'ho io. Queste cose, nel tempo, ora, in questo secolo che siamo entrati, sicuramente le ritorna. Ritorna la crocchia, ritorna le trecce, ritorna tutto. Vero? Te lo dico io. E tu sei giovane, tu hai anche modo di... Perché io me lo ricordo, la mia mamma lasciava i capelli lunghi e lasciava una crocchia, ma bella, te sei visto, bella, bella, bella. Poi la si fece, avendo la crocchia, lasciava il capello lungo. Una volta la metteva la crocchia, una volta la si faceva la treccia. Oppure la faceva un'unica treccia e poi la se la girava tutta intorno alla testa. Ma veramente, guarda, io ho visto che ritorna le cose, no. Fai la nanna coscine di pollo, e la tua mamma ti ha fatto il gonnello.